Piccina allora decise di entrare in una porticina che aveva notato lì vicino. Al di là della porticina si apriva il giardino della regina di cuori, che la invitò a giocare a carte con lei. Alice accettò, ma in quel momento riapparve il gatto. «Stai attenta!» le disse. «Se tu vinci, la regina ti farà tagliare la testa!» La bambina si guardò bene dal vincere, ma la regina si accorse che stava imbrogliando. Allora dette ordine alle sue guardie di imprigionare quella piccola sfacciata che osava burlarsi di lei. Alice iniziò a fuggire. Corse verso una fontana, ma quando stava per raggiungerla, essa sparì. Allora continuò nella sua folle corsa. Le guardie erano sempre più numerose, sempre più vicine. Ad un tratto, udì in lontananza una voce amica che la chiamava. «Alice, svegliati! Il pranzo è pronto!» La voce della mamma che era venuta a riprendere le figlie e le riportò nella realtà. Era stato tutto uno strano ma bellissimo sogno. Alice raccontò alla sorella le sue avventure in quel posto delle meraviglie, in quel paese delle meraviglie. Le narrò del coniglietto bianco e del bruco blu e verde, del capellaio matto e di lepre di marzo, del gatto tigrato e della regina di cuori. «È stato un sogno bellissimo. Mi sarebbe piaciuto dividere con te queste avventure», disse la sorella. Era davvero fantasiosa, quella sua dolce e cara sorellina.